discussa, amata, consigliata e criticata. L'omeopatia oggi sta vivendo una nuova primavera. Un esperto ci racconta come funziona. Effetto placebo, moda salutista o reale alternativa ai farmaci tradizionali? Sono queste le domande che vengono in mente quando si parla di medicina alternativa. Sicuramente la più diffusa tra le medicine non convenzionali è l'omeopatia, dal greco homoios, simile, e pathos, sofferenza. Nata nel XIX secolo dagli studi del medico tedesco Samuel Hahnemann, l'omeopatia si basa sul principio fondante similia similibus curantur, ossia il simile viene curato con il simile, che si contrappone nettamente al pensiero della medicina tradizionale, contraria contraris curantur, ovvero i contrari vengono curati con i contrari. Nonostante quindi sia stata all'inizio bersagliata dalle critiche dei più scettici, oggi l'omeopatia, smessi i panni di Cenerentola della medicina, è diventata una disciplina medica a tutti gli effetti. La medicina omeopatica è una disciplina medica, è una branca della medicina e viene definita, oltre che medicina dolce, perché non ha effetti collaterali, pur essendo molto efficace, è definita la medicina del malato e non della malattia, perché le terapie omeopatiche sono indirizzate specificatamente al singolo, cioè è la medicina della persona. Quindi il medico che si interfaccia col paziente tende a esaminare e a risalire a quelle che sono le cause del disturbo, ma di quel paziente. Sostanzialmente l'omeopatia fonda su alcuni principi fondamentali che differiscono sostanzialmente da quella che è la medicina allopatica o cosiddetta tradizionale. Il principio di similitudine, cioè il farmaco che si utilizza, viene utilizzato perché c'è una similitudine, una somiglianza tra il sintomo o la serie di sintomi che il paziente manifesta e il rimedio che gli viene somministrato. E poi quello di utilizzare medicinali diluiti, in cui il principio attivo, cioè il principio che ha l'effetto terapeutico, viene estremamente diluito, per cui noi avremo una medicina estremamente efficace come è, ma con la totale assenza di effetti collaterali e controindicazioni. Peraltro in questi anni il numero di medicinali presenti sul mercato, quindi medicinali che tutti voi trovate in farmacia, è aumentato, sono prodotti e medicinali che vengono commercializzati da decenni, quindi estremamente sicuri, e una delle novità che recentemente ha toccato proprio questo settore è che questi medicinali non solo restano sul mercato, cosa che è stata fino ad oggi perché autorizzati dal Ministero della Salute, ma dovranno entrare, come tutti i medicinali, questo ce lo dice una direttiva europea, sotto l'egida e il controllo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, quindi saranno trattati e considerati come tutti i medicinali. Oggi, guardando esclusivamente al nostro paese, il settore omeopatico è uno dei più attivi, coinvolge oltre 30 aziende, con ben 320 milioni di euro di fatturato annuo, 11 milioni di italiani la scelgono almeno una volta l'anno e più di 30.000 medici la utilizzano per curare le diverse patologie. Parlare di moda relativamente all'omeopatia è un po' fuori luogo, anche perché è cresciuta da un punto di vista medico-scientifico, cioè ad utilizzare l'omeopatia è il medico e il farmacista. Quindi quando sentiamo dire vado dall'omeopata, vado dal medico, poi c'è il medico ginecologo, il medico ortopedico, il medico gastroenterologo e c'è il medico omeopata.